www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Festa liturgica della Virgo Fidelis. Celebrazione eucaristica celebrata dal parroco Don Salvatore Tuzzeo in occasione appunto della Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori a cercarlo per parlare con lui. Qualcuno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e ti cercano. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, tenendole la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia. Perché quello che tu hai dentro di te, la tua dignità di uomo,
stare anche nell'altro. Per cui se tu hai il diritto di parlare, hai l'altro lo stesso diritto che tu. E allora, come l'altro ti dà spazio, anche tu dai spazio all'altro per poter parlare. Ed è il dialogo, in un dialogo certamente che è fatto di rispetto, di attenzione, di affetto, nel dialogo nasce la verità. Anche se da molti ci dobbiamo dire delle cose che non vanno, delle cose che in cui non ci siamo trovati nel loro, abbiamo sbagliato sempre. Però è bello quando c'è il dialogo che nasce dall'amore. Io ti correggo perché ti voglio bene, non perché voglio dire che sono più importante di te, perché questo non conta niente. Appunto perché ti voglio bene, non vuoi che tu sbagli ancora un altro. Ecco perché il carissimo insegnamento che si vede da Gesù. E allora, dinanzi a questa parola, in questo insegnamento che ripetiamo, abbiamo ascoltato il Salmo responsoriale, che poi il Salmo responsoriale è una pagina di Luca, dell'Evangelista, che Salmo, il Magnifica, si è fatto per messo il Salmo, qui nella liturgia dell'Amico Fidelis. E il Cantico di Maria, il Cantico vuole dire della gioia e della fedeltà. La gioia è più grande, questo per le parole più esperienze. La gioia è più grande nella vita dell'uomo, se non quando uno è fedele. Quando la serie ho compiuto quello che dovevo fare, sono stato fedele ai miei impegni e ho realizzato certamente l'incontro con i miei fratelli, con le persone che devo servire, la mia vita anche se stanca viene di gioia. Perché alla sera si fanno incontri. Oggi che cosa ho fatto? Oggi chi ho amato? Non chi ho offeso, perché il cristiano non offende nessuno, ma chi è la persona che ho amato di più. Forse nell'elenco troveremo quella persona che forse ci ha fatto soffrire. E allora io leggerò che veramente quella persona l'avevo amato di più. Ed è questa la fedeltà. Per cui quando Gesù dice chi è mio madre, mio padre, mio fratello, eccetera, dice la verità, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica la mia, questo è il mio padre, fratello, sorella. Perché non ci sono affetti più grandi di quelli della carne. E allora certamente perché i carissimi, poiché noi siamo, sentiamo tutti i fratelli in giro, perché siamo figli di Dio, però il nostro amore dovrebbe essere come l'amore dell'amore, come l'amore del fratello della carne, della figlia, deve essere figli dell'unico padre, dell'unica madre. Questo dovrebbe essere il rapporto di noi cristiani. Allora sarà molto bello quando insieme in questa famiglia di Dio, che è la famiglia allargata, la famiglia che Dio si è costituita, fatta dai suoi figli, dai battezzati, da coloro che ogni giorno sanno ricordarsi con lui e dire: papà, sono qui, sono davanti a te, papà, ho bisogno, papà, ti ringrazio, papà, ti lodo, ti benedico. Questo è l'atteggiamento del cristiano, di colui che si volge a Dio e lo benedice. E renda al Signore la sua benedizione. Noi fratelli siamo abituati a chiedere le benedizioni, no? Benediciamo i bambini, benediciamo le chiese, benediciamo il cibo, benediciamo questo, e chiediamo la benedizione. Forse mai abbiamo pensato che c'è un'altra benedizione. Quella è una benedizione discendente, che scende da Dio sulle nostre cose. L'altra benedizione è una benedizione ascendente. È l'uomo che è stato creato per la gloria di Dio, che deve ogni giorno benedire Dio per quello che gli dà. Allora, fratelli, vedete, il discorso cambia. Io cristiano, io credente, non posso non riconoscere i doni che il Signore mi ha dato ieri, mi sta dando in questo momento, anche in questa celebrazione, è un dono di Dio. Per cui ti benedico, Padre. Gesù del Vangelo ci ha insegnato. Forse noi non l'abbiamo mai riflettuto. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e agli umili e le hai nascoste ai grandi, ai superi. Vedete? Allora, quando il Signore ci rivela le meraviglie, se gli intende, e noi entriamo in quell'umiltà in cui si trovava Maria, la Vergine fedele. L'umiltà è la virtù, è la verità che ci porta alla fede. Il superbo è il
che è superbo sempre se stesso, mentre la persona umile è colui che si dica e serve, che soffre anche nell'amore, nell'amare, il proprio cuore. E allora è il fratello che noi sentiamo spunto da questa parola del Signore, che ascolta la mia parola, e fratello e sorella umana. Vogliamo essere davvero noi i parenti di Gesù. E allora ascoltiamo la viviamo la sua parola, perché la sua parola ci aiuta a camminare, ci aiuta a essere nella gioia, ci aiuta ad essere uniti con gli altri veramente, una catena di amore che si sposta verso Dio. Questa è la Chiesa. Purtroppo, da noi, questa catena si spezza. E allora dobbiamo essere noi a raccogliere, ecco, quell'anello mancante e riunirlo di nuovo, perché il camminare verso Dio è per tutti noi una gioia. Che noi siamo stati creati, lo abbiamo nel nostro DNA, creati per Dio, creati per la gloria, creati per la grandezza, ma non una grandezza che ci diamo da noi stessi, una grandezza che ci viene da Dio. Se ricordate la lettera dei Filippesi, dove San Paolo si ricorda benissimo, Cristo si umiliò, si spogliò della verità, si fece uomo, si fece servo, si fece schiavo, si fece morire alla croce. Eppure il Padre lo ha esaltato. Non è stato lui ad esaltare, ma è Dio che esalta, è Dio che rende grande l'uomo. E allora il nostro parlato partecipazione alla vita di Dio dovrebbe essere questa gioia che ci immerge in Dio. Io sempre dico, se la goccia d'acqua che io butto nel mare, non è causa del mare, ma quella goccia diventa mare. Così siamo noi, fratelli carissimi, chi siamo? Se la nostra vita è immersa in Dio, non è che Dio cresce, ma siamo noi che diventiamo Dio. E per questo siamo stati creati, per essere tu. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete!